schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi ci troviamo nel PlayStation Plus per guardare i giochi diciamo del mese di aprile. Come avete potuto vedere la Sony in pratica che cosa ha fatto? Ha rilasciato solamente due giochi per PlayStation 4. Diciamo che sono abbastanza decenti questi due giochi. Uno è Mad Max che state vedendo a schermo, diciamo che è un gioco comunque del 2015, è un gioco che comunque è stato giocato parecchio, infatti ha una valutazione molto molto alta, diciamo che è una valutazione di 4 stelline e mezza, poi se vediamo i voti insomma lo vediamo. E che dire di questo gioco ragazzi, è un gioco decente, se vogliamo decente. Sony sta mettendo questo mese, non sta mettendo perché tutti gli altri mesi ha messo giochi di merda a mio avviso, però ecco sto mese ha tirato fuori diciamo sì due giochi, questo e Trackmania Turbo che andremo a vedere dopo. Io sinceramente Mad Max non è un gioco che a me piace molto, penso di scaricarlo, l'ho già messo in raccolta, penso di scaricarlo e di giocarlo, magari di vedere un pochino com'è, però comunque sia non è il mio genere di gioco, quindi non so, a me comunque come gioco mi lascia un po' così. Poi come ho già detto sono gusti e i gusti vanno a seconda delle persone ovviamente, e quindi nulla, vedete voi se scaricare o meno questo gioco, se magari a qualcuno piace, non l'ha comprato e lo vuole scaricare, lo trova questo mese su PlayStation Plus. Un altro gioco ragazzi è Trackmania Turbo, che a mio avviso è un gioco abbastanza spassoso, è divertente come gioco perché è un gioco di auto, ma è molto particolare come gioco di auto perché queste sono piste molto strane. Questo gioco secondo me all'uscita, quando è uscito, non valeva i soldi che diciamo che costava, tra parentesi, adesso non mi ricordo se costava tipo una trentina di euro, io lo volevo prendere ragazzi però non l'ho preso perché secondo me non valeva il prezzo, anche se il prezzo di lancio era bassissimo, comunque 30 euro non erano tutto sto che, e quindi non l'ho preso ragazzi, però lo sto scaricando, come vedete questo lo sto scaricando, lo voglio giocare perché comunque ho giocato la demo, diciamo la versione di prova l'ho giocata, era abbastanza carina, quindi diciamo che sotto questo punto di vista sono contento che hanno messo questo giochino gratis, però comunque la Sony continua ancora a romperci i coglioni con questi giochini diciamo datati invece di mettere qualche giochino un po' più decente, anche se questo come ho già detto è abbastanza spassoso. Comunque sia ragazzi, questi qui sono i giochi di questo mese, del mese di aprile, li trovate nel PlayStation Plus in tutto il mese di aprile. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.